Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video di Animal Crossing. Come sapete sono stata in vacanza, esattamente sono stata in un resort dove c'era una piscina fighissima che cadeva tipo giù dalla montagna. E ovviamente se mi seguite su Instagram avete visto tutto questo. Mentre ero lì mi è venuta l'idea di riprodurre questa cosa su Animal Crossing. Quindi oggi proveremo a riprodurre, a creare una specie di piscina da resort della mia isola. Ovviamente potete copiare anche voi questa idea. Non userò modelli personalizzati, ma solo quello che mi dà il gioco. E ovviamente voi potete decorare come vi piace a voi. Allora, direi subito di iniziare perché è veramente facile. Prima di tutto cercate un rilievo vicino al mare, perché appunto è importante creare la piscina con questo effetto. Prendete la licenza per fare il fiume o i laghi o quello che volete e andate qui proprio all'estremità a creare la cascata, in modo tale da fare appunto l'effetto che scende sotto il rilievo. Così sul mare dà veramente un effetto molto 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 simpatico. A questo punto andiamo a creare, diciamo, il pavimento. Io non uso nessun modello personalizzato, ma voi potete utilizzare tranquillamente un modello personalizzato, magari tipo delle mattonelle da piscina, quello che preferite, raga. Io uso il classico pavimento di terracotta, perché vedo, secondo me ci sta molto bene in piscina, rispetto a delle mattonelle che sono tutte bianche lucide eccetera. Comunque, se trovate un modello che vi aggrada, potete anche utilizzarlo. Io momentaneamente, anche per fare una cosa molto veloce, sto utilizzando questo pavimento che mi dà appunto il gioco. Andiamo a sistemare tutto. Ora io dovrò sicuramente fare allungare il rilievo sotto, perché sennò non viene bene. Allora, lo facciamo non troppo grande, o qualcosa di proprio piccolo. Quindi andiamo, facciamo tre quadratini qui. Allora, tolgo anche un po' di roba, di erbacce, più che roba, erbacce. Ok, ho preso un bel po' di roba che mi può servire per decorare la zona. Allora, io inizierei con un recinto che piazzo... Allora, perché se piazzo qui è troppo piccolo, vediamo. Ah no, ok, posso piazzarlo qui. Quindi iniziamo a piazzare il recinto. Ripeto, io ovviamente ho fatto una zona molto piccola, poi voi potete fare anche una zona molto molto più grande. Quindi facciamo così per lungo. Ok, piazzate il recinto, io ho preso dei faretti da pavimento che voglio metterli a bordo piscina per creare appunto l'effetto delle luci, soprattutto la sera più che di giorno. Allora, faretto. Allora, palla, acqua, 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 faretto da pavimento. Faretto. Faretto. Basta. Poi metto... Ho preso la sedia. Allora, prima di tutto vediamo se ho le sdraio che mi sono state gentilmente regalate. Io vi ringrazio sempre perché contribuite, soprattutto gli abbonati contribuiscono appunto a darmi oggetti per realizzare i video. Allora, flip, piscina, piscina, pilastro, lampada, palma. No, 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 lettino da, ecco, lettino da piscina. Allora, intanto devo togliermi questo coso dalle mani. Allora, andiamo a sistemare i lettini da piscina, molto vicino alla piscina. Un po' di più, basta.
andiamo a prendere un'altra palma. Vediamo se ce l'ho. Lampada palma. Ok, sono piena di lampada palma. No, vabbè, blu. Sì, dai, facciamo, spezziamo. Perché ne ho un'altra fucsia, però. No, forse è meglio lo stesso colore. Ok. A questo punto andiamo a completare il tutto. Quindi io metterei intanto altri faretti, visto che sono piena di faretti. Ok, ho finito di decorare finalmente il nostro, diciamo, resort. Ho preferito farvelo vedere al buio di notte, che appunto c'è l'effetto delle luci. E quindi andiamo a scoprire insieme le decorazioni che ho messo nel resort. Allora, ho deciso di mettere il jukebox. Andiamo intanto a selezionare una canzone carina. Ora c'è tango. Salsa, dai. Aumentiamo il volume al massimo. Ok, già al massimo. Ed ecco il nostro resort, raga. Ci vuole veramente pochissimo tempo per realizzarlo. Io ho utilizzato gli oggetti che avevo. Scusate se non ho utilizzato lo stesso tavolo e la stessa poltrona, lo stesso colore, ma avevo questi e non fa niente. Poi li vado a sistemare, anche perché non so se sarà una zona definitiva. Allora, ho piazzato qui questi due pilastri che mi danno un senso di luce di questo colore. Poi ovviamente un bel po' di faretti, la piscina, distributore di bevande, caramelle e il nostro diciamo ping pong, no ping se che sto dicendo, flipper, scusate, li ho detti tutti. E non so, nel resort dove sono andata io c'è sempre una zona dove ci sono appunto le cose per le bevande, le cose a pagamento, le macchinette appunto come il flipper eccetera, il jukebox che ci sta benissimo nel resort, e poi ovviamente le nostre poltrone. Qui ho fatto un piccolo chioschetto dove possiamo prendere acqua di cocco. Attualmente il menù è un po' povero. Qui abbiamo la vista sul mare, che è in questo caso non si nota tanto perché è buio, ma è molto bella. E vabbè, qui ho fatto l'angolo per il bagnino con il salvagente. Niente, cioè è molto semplice, però devo dire che è una decorazione carina che non può mancare nella vostra isola. In ogni caso potrebbe essere anche carino per guardare le stelle. Se voi vi stariate qui e se trovate un cielo sereno con tante stelle, potrebbe essere una cosa veramente, veramente carina. E niente, quindi questo è il nostro piccolo resort o lido, chiamatelo come volete, io lo chiamo piccolo resort. Fatemi sapere cosa ne pensate, è una decorazione semplice che potete fare nella vostra isola tranquillamente. Vi chiedo sempre un mi piace se questo video vi è piaciuto o vi è stato utile. Vi ricordo che domani uscirà la serie su Paper Mario e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!